Buongiorno a tutti amici, bentornati. Oggi approfondiamo la figura di Grace Pearl Ingalls, la più piccola delle figlie di Charles e Caroline. Ricordiamo che furono Mary, Laura, Caroline detta Carrie, Charles Frederick morto pochi mesi e infine Grace, con qualche dettaglio in più. Nacque il 23 maggio 1877 a Baroque, contea di Winneshiek, nell'Iowa, 10 anni dopo Laura, che era del 1867. Sebbene Laura Ingalls Wilder abbia presentato la sorella Grace in By the Shores of Silver Lake, che implica che sia nata a Walnut Grove nel Minnesota, Grace è nata durante un soggiorno degli Ingalls a Baroque, un periodo di tempo che è stato omesso dai libri di Laura. Era l'unica sorella a non avere ricordi della prateria. Tra l'altro, nessuno di loro seppe mai di essere diventato famoso, tantomeno i genitori, morti tutti prima. L'unica della famiglia a diventare piuttosto anziana fu Laura, l'autrice, e suo marito Almanso. Ne ho già parlato nel video dove spiegavo come la figlia Rose riuscì a far pubblicare i famosi diari. Se ve lo siete perso, vi lascio qui sotto tutta la playlist. Ma torniamo alla protagonista di questo video, Grace. Ecco invece come Laura ricorda la sua nascita nel suo diario Pioneer Girl. Abbiamo affittato una casetta di mattoni rossi all'estremità della città e ci siamo trasferiti in essa in primavera. Un giorno, quando tornai da una commissione che mi aveva richiesto molto tempo per me, trovai una nuova sorellina. L'abbiamo chiamata Grace. I suoi capelli erano dorati come quelli di Mary e i suoi occhi erano azzurri luminosi come quelli di papà, che in realtà aveva gli occhi chiari e i capelli rossi e Ma era scura di capelli e non molto alta. Sono rimasta a casa per aiutare ancora un po' e poi sono tornata a scuola. Poi, poco dopo la nascita di Grace, la famiglia tornò a Walnut Grove, dove rimasero fino all'estate del 1879. Grace ha studiato nella scuola del villaggio Des Moines. Ha frequentato la Normal School di Redfield e ha insegnato in diversi distretti scolastici, tra cui il dipartimento elementare della scuola Des Moines. Ha insegnato nella zona di Manchester, nel Sud Dakota, dove ha incontrato un agricoltore, Nathan Doe. Grace e Nathan si sposarono il 16 ottobre del 1901 nel salotto di mamma e papà a Des Moines. Grace aveva 24 anni e Nathan 42. Si stabilirono nella fattoria Doe, non lontano da Manchester, e non ebbero mai figli. Affittarono la loro fatteria e si trasferirono in Oregon pensando che il clima avrebbe migliorato le gravi allergie e l'asma di Nate. Dopo la morte di Pye Ingalls nel 1902, vissero con Ma e Mary a Des Moines. Quando Ma morì nel 1924, Grace e Nathan si presero cura di Mary nella sua casa di Des Moines fino a quando Mary non si trasferì a Keystone nel Sud Dakota per vivere con Carrie. Grace ha condiviso i suoi ricordi con Laura in una corrispondenza tra loro due. Da giovane Grace tenne un diario che menziona eventi accaduti nei primi 4 anni. Il diario è stato pubblicato The Story of the Ingalls di William Anderson. Grace non era solo una casalinga e un'insegnante di scuola, ma una giornalista di talento che scriveva per una rivista e giornali locali. Grace e Carrie hanno entrambi contribuito all'edizione del 50° anniversario del Des Moines News. Grace era anche corrispondente per Uronita, anche Rose, la figlia di Laura, era giornalista e scrittrice, se ricordate l'abbiamo detto nell'altro video. Durante la fine degli anni 20 i prezzi delle fattorie erano bassi e durante gli anni del Dust Bowl, negli anni 30, Grace e Nathan ebbero difficoltà finanziarie. Stavano affittando la loro fattoria in quel momento, come dicevo prima, e la situazione economica dipendeva dall'affitto unico reddito. La salute stava peggiorando e hanno affittato una piccola casa a Manchester. Harvey Dunn, il nipote di Nathan e altri, hanno aiutato Nathan e Grace finanziariamente. A Grace fu diagnosticato un grave diabete nel 1932 in un ospedale di Aaron. Quando Carrie è venuta a mancare, Grace ha portato con sé il libro di Laura appena uscito, Little House on the Big Woods. Grace è stata attiva nell'assistenza alle donne e nel lavoro nei club. Era il 10 novembre del 1941 a Manchester, Sud Dakota, quando per complicanze dovute al diabete all'età di 64 anni si spegneva Grace Pearl Ingalls Doe. Fu sepolta a Des Moines proprio accanto ai suoi genitori, a sua sorella Mary e al piccolo baby Wilder morto prematuramente,
il bimbo di Laura Almanso a cui non diedero il nome, l'unico fratellino di Rose, ne avevamo già parlato, se ricordate. Mantenne sempre il rispetto della sua comunità ed era considerata una moglie devota e amorevole. Nathan Doe morì il 13 maggio 1944 a Manchester ed è sepolto accanto a Grace nel cimitero di Des Moines nel Sud Dakota. Bene, amici, oggi il video è stato breve, grazie per la visione, a presto, ciao!